Allora, inseriamo lo stopperino TB33S sul 26 floor carbon della Phantasm. Amo sempre numero 8, lo andiamo a posizionare ad un massimo un metro dall'amo. Questo qui è un SSV, poi prendiamo un piombino a drop a goccia per fare sì che una canna peschi, voglio dire libera, e l'altra è vincolata dal piombo. Quindi prendiamo una black drop da 2 grammi, eccola qua, con tubicino in silicone all'interno, la andiamo a inserire sopra, che andrà imbattuta praticamente sullo stopperino che abbiamo inserito, eccolo qua. Adesso eseguiremo un nodo con il multifibre ed il filo. Il nodo è francescano, quindi prenderemo quest'asola, la gireremo per 8 volte accompagnando le spire per bene, ecco qua, riprendiamo il floor carbon e lo riportiamo dietro, vediamo che il filo mano a mano, ecco qua, ed il nodo è fatto. Ci prenderemo il nostro amo e ci rifaremo l'innesco. Stesso innesco di prima, partiamo dalla coda, passiamo intorno alla spina, quindi da sotto, adesso andiamo da sopra la spina, rigiriamo, riposizioniamo l'amo e facciamo in modo che la punta, quindi l'apparato ferrante, esca al di fuori dell'innesco. Usiamo anche gli ami nuovi, che sono la serie 54TS, un bell'amo sia per gli sparidi che per tutti i pesci che hanno bisogno di un amo potente, con occhiello, nella misura del 2.0. Quindi prendiamo un altro amo e rimetteremo anche quest'altra canna qui in pesca. Quindi riposizioniamo a soletta, 1, 2, 3 e 4, umettiamo, accompagniamo le spire, andiamo verso l'occhiello ed è fatta. Ok, l'esecuzione del nodo è perfetta, eccola qua. Allora, partiamo sempre dalla coda, entriamo, facciamo passare tutto l'apparato pescante, rientriamo sotto un'altra volta sotto la spina, sempre per fare sì che venga più, si tenga meglio, entriamo sotto le branchie e usciamo dalla bocca, eccola qua. Tutto l'apparato pescante, l'importante è che sempre quella curva dell'amo peschi fuori. Eccola qua.